Solitamente a quest'ora, che è mezzogiorno meno un quarto, quindi 11:45 per la precisione, vi avrei già detto che ho una fame porca. In realtà sì, mangio, poi mangio, però non ho fame perché io vi giuro che ieri sera, che sono, io sono una che mangia, una mangione in generale, ma di pasta batto tutti, cioè me la metti davanti. Io me la mangio tutta anche scondita, cioè basta che sia pasta. Eppure ne ho mangiato talmente tanta ieri sera, ma ne ho mangiato talmente tanta che ma assuefatto, ma saziato per tutta la serata. L'ho mangiata che era già tardi, erano quasi le 11. Ma saziato per tutta la serata, ma saziato per tutta la notte, ma saziato per tutta la mattina. Cioè ho fatto colazione, va bene, però adesso non ho quella fame da vortice che mi. Cioè, proprio. Era pasta con olio, parmigiano e salame. Perché avevamo il salame, quindi adesso quando apro il salame poi metto salame dovunque. E me ne sono mangiata una scofanata tanta, ma. Cioè, proprio una libidine. Tant'è che anche ieri sera le caramelle. Sì che le ho mangiate, però ne ho mangiato tipo 5, non è che ne ho mangiato una ventina. E niente, cioè, ma proprio, cioè, sono ancora spatasciata di pasta. Però è buona la pasta, la cosa, secondo me, cioè, per me è la cosa più buona in assoluto, la pasta. Datemi della pasta. Cioè, potrei dire I love carbo io, cioè, mi farò un tatuaggio. Io amo i carboidrati. Che volete fare? Tutti che fanno la dieta no carbo, cioè, fanno così praticamente quando vedono un carboidrato. Io invece me lo abbraccio, me lo sbrano il carboidrato. Ah, ragazzi, 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 io non lo so, sempre frescoletto, cioè, per non dire freddo, perché mi si arapa il cervello a dire il freddo, ma ragazzi, fa freddo, cioè, diciamo frescoletto. Però, ragazzi, io non lo so che cosa è quest'anno. Tra l'altro, una cavolata, ma mentre scorrevo così, sui social. Non ho aperto, però sapete quei post dove, quegli articoli, insomma, poi veri, fasulli, presunti, non lo so, ma dove ti parlano del meteo, no? Che poi secondo me, adesso non è che voglio dire, però, cioè, solitamente ci azzeccano, no? Tipo quando dicono, non lo so, sarà una Pasqua piovosa, non so, avete capito? Poi però, alla fine ci azzeccano. E io ho visto due o tre volte il titolo di questo articolo, di questo post, che diceva non ci sarà l'estate, cioè e praticamente c'era una fotografia tutta grigia, tutta nera, con fulmini, saette, un ombrellone spatasciato, insomma, non ci sarà l'estate. L'estate questa volta salta appunto a causa del meteo, boh, insomma. Il succo era quello. Non lo so, non ne voglio sapere, però per essere fine maggio, ragazzi, io ho ancora il piumone a letto e me lo godo tutto. Ho ritirato fuori sì, i piumini, io ho ritirato fuori insomma, almeno qualcosa di caldo dalla sera quando sono in casa, comunque, un paglino, però insomma. E, insomma, il pigiama di cotone non mi basta. E niente, e di giorno, insomma, sono così, e poi ho la felpona. Io non so. Non lo so, perché poi ci lamentiamo sempre del meteo. Ragazzi, di che cosa ci vogliamo lamentare? Io, cioè, ne avrei una lista da lamentarmi, però alla fine parlo del meteo perché
Diciamo che è una cosa che accomuna un po' tutti e sono quegli argomenti un po' leggeri, un po' leggiadri, un po' così, no? Che vanno sempre bene prima di pranzo, durante i pasti e dopo nella digestione. Cioè, avete capito? Sono un po' quelle cose così. Ma di che cosa volete? Se vi devo parlare, se vi devo parlare, ragazzi, se vi devo parlare, mettermi qua e raccontarmi, sì, mi racconto, ma vi racconto. Cioè, ragazzi, non se ne esce, non se ne esce perché ci sono di quelle cose talmente stupefacenti, ma nel senso brutto, che ragazzi, veramente, cioè veramente, no, non se ne più, non se ne può più, non se ne può più. È come essere su una montagna russa sempre a testa in giù. Quindi è ovvio che è meglio che vi parlo del meteo. Oh my God! Io sono sempre qua. Sempre qua almeno a tenere aperto l'ufficio. Non faccio niente, eh. Cioè, non faccio niente. Perché ultimamente anche non ho neanche più pulito. Però almeno tengo aperto. Cosa devo fare? Sto facendo degli atti in consulti pruriginosi, cioè che danno noia, tipo. Decisamente sì. Comunque, no, ragazzi. Sì, no, il piumone non vorrei lavarlo, ma dove me lo metto? Solitamente io il piumone, anche quando avevo l'asciugatrice, comunque che mi guardo la sentra se qualcuno, che mi funzionava, comunque ci davo proprio una botta di un quarto d'ora proprio alla fine per avere quella sensazione proprio di calore, no? Però l'ho sempre fatto asciugare al sole, steso fuori perché mi garba di più. Quindi non è tanto per il fatto che non ho l'asciugatrice che funziona, che anzi, anche quella devo toglierla di lì perché tanto è inutile, così ci pulisco bene sotto, di lato, vabbè, insomma. Non è però per quello, è il problema che vorrei proprio una giornata calda, invece, cioè, sono costretta appunto a stendere fuori anche le cretinate così della giornata. E io le ritiro sempre un po' umidicce, cioè sempre un po' umidicce perché poi danno la goccina, quindi non è che le lascio, cioè le lascio dalla sera tutta la notte e poi verso, insomma, prima proprio di uscire di casa, verso le 10 le ritolgo, ma sono umidicce, soprattutto nei colletti, magari negli elastici dei pantaloni oppure nei polsini, avete capito? In vita dei pantaloni dove ci sono magari quegli spessori un po' più, ma cioè la roba non è stecchita. Chita, asciutta, che rimane proprio, avete capito? Così stecchita, proprio come in queste stagioni solitamente. Cioè, la beauty season qua non c'è, cioè, cioè, ragazzi, io non lo so, ma se, cioè, a ottobre fa più caldo, a ottobre fa più caldo, ritira ancora la roba stecchita, cioè, qui sole non ce n'è, avete capito? E se c'è. No, comunque insomma siamo già nel meteo, sì, perché vi parlavo del piumone, ecco perché non l'ho ancora tolto. Comunque adesso io anche se me lo godo e tutto via, però avrei voglia proprio di togliermelo dalle balle, ecco, avete proprio capito? Semmai appunto metto un plaid, una coperta, però ho proprio voglia di togliermelo dalle balle. Ma il problema è che non vorrei che puzzasse, perché se io lo lavo e non mi asciuga in queste situazioni qui, come non mi asciuga neanche una magliettina. Cioè, quello poi puzza. Cioè, io cosa faccio? Poi lo devo rilavare, poi siamo di nuovo qua perché il meteo appunto dà sempre questo cazzo di tempo. No, cioè, ragazzi, so che avete capito queste diatrie di una casalinga sconsolata, però, ragazzi, questo è. Mia madre, tanto tanto, è stata furba perché l'ha lavato e l'ha steso, che c'era una giornata bella. Io invece il culo ce l'ho. Lo so, le mamme fanno sempre le cose azzeccate. Io no. Ma tra l'altro ne avevamo anche parlato, ma lei poi non me l'aveva detto, l'aveva lavato e aveva fatto la cosa giusta, poteva dirmelo. Cioè, boh. Comunque, insomma, adesso invece mettono sempre, sono andata un po' a vedere, mettono sempre goccina, goccetta e. Vedrò a naso cosa fare, non.
di altro non so proprio cosa. Comunque ci sono delle situazioni, ma chissà anche voi quante ne avete di situazioni, cioè se vogliamo fare un girotondo qua di anime. Comunque sì, ci sono sempre le solite situazioni che non vi metto più, cioè vorrei dirvi avete capito, ho risolto, vi ricordate quella faccenda che vi ho detto, ho risolto, invece no. Ci sono varie situazioni che sono sempre lì e non, anche se ho cambiato strada per appunto cercare di trovare una soluzione in fretta e furia, niente, sono sempre lì così, non si muovono, sono sempre nel baratro della situazione e niente, mi sto stufando, cioè il concetto è che mi sto stufando, però purtroppo a quanto ho capito la vita è così, cioè ci sono queste cose che non so, si vede che hanno non so, il fatto dell'irrisoluzione, cioè dell'irrisolto. E niente, sì, a me fanno innervosire, però cosa dovete fare? Niente, cioè, non dovete fare niente. Aspettiamo tempi migliori e speriamo che, insomma, voglio dire, ecco, che si scenda da ste montagne russe, che si prenda un trenino bruco, un brucomela e che si vada sul piano. Ecco, cioè, io desidero il brucomela, avete capito? Cioè, non se ne può più. E niente, poi ieri, perché poi quando sono tornati i miei, cioè sono stata lì nel senso quando siamo tornati, che era venerdì, e poi sabato e domenica non ci sono andata, e sono andata ieri, che era lunedì, e niente, così parlando. Perché io mi informo sempre, no? Sulle nidificazioni, sui volatili della zona, eccetera, eccetera, no? E sapevo che c'era un gabbiano su un terrazzo limitrofo lì vicino alla casa dei miei che aveva la cova, no? Poi però non avevo più, cioè mi era passata anche leggermente di mente, sono onesta. E poi i miei sono stati via una settimana, eccetera. Io quando sono andata a sua casa non sono andata a controllare. E niente, praticamente così parlando, poi mio padre mi dice: ah, no, ma perché hanno messo poi in quel terrazzo dove il gabbiano stava nidificando una rete tipo cioè, antivolatili, perché comunque ultimamente ci sono tantissimi piccioni, sono aumentati molti piccioni in realtà, e quindi nel senso, però c'è un gabbiano che è stato chiuso dentro, nel senso si sono dimenticati, non l'hanno visto, insomma c'è questo gabbiano che ho visto, mio padre mi ha detto 2 giorni, che cerca di uscire ma non ce la fa. Cioè, nel senso, non riesce a trovare il buco di uscita, probabilmente non c'è questo buco di uscita. E più che altro che non mangia neanche, perché non riuscendo a uscire di lì non si procaccia il cibo. Ora, delle uova non lo so. E quindi niente, poi allora sono andata in quella palazzina lì, gliel'ho detto, e quindi l'abbiamo liberato. E quindi sono più tranquilla, perché ieri avevo anche questo coso qua, perché non, cioè, ho detto niente, quindi il gabbiano sta bene, l'abbiamo liberato e niente. Ora, il fatto delle uova, onestamente, non ho chiesto, anche perché, cioè, non è in realtà mia competenza, cioè, nel senso, comunque, le persone mi potrebbero anche dire fatti gli affaracci tuoi. E infatti ho chiesto scusa, grazie, cioè nel senso, però è un macello ogni periodo con queste nidificazioni, perché io sono cosciente, perché io non sono di quelle, cioè io cerco di essere in equilibrio, no? Amo gli animali più di me stessa, più dell'uomo, e fin qui ok, però non sono una di quelle animaliste che cerca, cioè, che non vuole proprio accordarsi o non vuole sentire alcuna ragione. Io cerco di essere comunque abbastanza in equilibrio, no? Cioè, cerco, equilibrata non lo sono, però cerco comunque di accettare anche comunque i discorsi degli altri, non so come posso dire, no? Allora, quindi il problema prima c'era il problema di tanti gabbiani.
Ora c'è il problema di molti piccioni, tra l'altro, infatti anche quando i miei non c'erano questa settimana, andavano sempre di piccioni colombine. Ce ne sono veramente tantissimi che tipo gli altri anni non c'erano. Tant'è vero che anche in alcuni appartamenti che magari vengono solo d'estate, lì nella palazzina di mia madre, cioè si trovano praticamente tutti i terrazzi in condizioni veramente pessime durante l'inverno, appunto, dovute appunto da questi piccioni e colombine che ci vanno lì, no? Magari a trovare riparo, comunque a stare lì, non lo so, penso per un riparo. Comunque voglio dire, ecco, tipo, da quando sono nata io non si era mai successo, cioè nel senso prevalentemente ci sono sempre state comunque gli appartamenti che venivano usufruiti per le vacanze, quindi solamente nei 3 mesi estivi e durante l'inverno non venivano neanche una volta e non è mai successo questa cosa qua di chiamare proprio la disinfestazione appunto per pulire tutto il casino lasciato dai piccioni. Io poi piccioni non avevo mai visto a Levanto. C'erano i gabbiani, sì, sempre in aumento, e le colombine, ma i piccioni, proprio il piccione, io non l'avevo mai visto. Invece adesso, cioè, ce ne sono veramente tanti. E effettivamente, sì, infatti in quei terrazzi dove appunto i proprietari sanno già che comunque non vengono, hanno messo i punteruoli, non so come si chiamano, lungo la ringhiera, però il piccione cos'è che fa? Salta la punteruola e vola in alto, ovviamente, e va lo stesso, ce ne vanno meno, siamo d'accordo, però ecco, tutte queste accortezze qui cioè, non ci sono mai state, non sono mai servite a Levanto, cioè nel senso da che mondo è mondo. Adesso è cambiato. Cambiato tutto, si vede che è cambiato anche l'ecosistema, non lo so, e cambia anche, ci mancherebbe, non è che voglio dire. Infatti, alcuni proprio che si sono accorti che anche con i punteruoli, almeno, ma alcuni passano, penso che abbiano deciso, ora ci sarà una riunione straordinaria, penso che hanno deciso appunto di mettere anche questa famosa rete per evitare appunto che entrano e. Noi no, perché ovviamente, cioè i miei no, perché ovviamente ci vivono, quindi ne vedono passare uno, ma appunto c'è cioè, l'unico disagio appunto di 2 o 3 rametti o magari una cacchina la trovi in una settimana che vai via in vacanza, però poi, cioè, bene o male, voglio dire, noi ci siamo, ci viviamo, quindi noi assolutamente no. Però appunto tutte queste situazioni qui, io non è che sono, perché io proteggo gli animali, quindi io non voglio appunto, cioè non sono competente io e non decido io, però io sono contro fare del male comunque all'animale in sé. Bisognerebbe più che altro magari evitare che magari procreino tantissimo, non lo so, magari se ci sono, cioè tipo, non lo so, tipo per i gatti, no? Che li si sterilizzano, no? I gatti randagi, per evitare appunto che poi ci siano più randagi, quindi senza casa, senza cibo giusto, no? Cioè nel senso, e per evitare si sterilizzano. Io ora non so cosa bisogna fare tipo con i volatili, tipo con i piccioni, tipo con le colombine o con gli stessi gabbiani, però io sono, cioè sarei più per, non so, un mangime che appunto che magari sterilizzi, oppure non lo so, che qualcuno, non so io. Se la LIPU, non so chi è che se ne potrebbe interessare di questa cosa, oppure il comune, non lo so, che comunque magari anche delle persone specializzate, comunque se non vanno bene questi mangimi, prendano gli esemplari e comunque li sterilizzano, non so come si fa con i volatili, però cioè, nel senso per diminuire appunto l'aumentare di queste specie, però quelle che esistono già, cioè da non toccare, cioè nel senso quello è. Poi uno, cioè nel senso sì, io non lo so, ecco, io sono contro tipo rimuovere le uova o ecco, quella cosa lì io sono, onestamente sono contro, non lo farei. Chi lo fa, cioè ha la sua coscienza, io non. No, il fatto delle reti è una protezione, ovviamente se uno vuole mettere la rete, affari suoi. Ecco, senza intrappolarci,
animali vivi, però nel senso, beh, può succedere, però nel senso con sempre con la difesa dell'animale stesso, ecco, però sì, effettivamente stanno aumentando tanti piccioni. Non cambia tutto in questo mondo, cambia tutto. Comunque tutte queste cose qua a me, anche di questi volatili qui, mi stressano. Mi stressano perché sono sempre a controllare, ho sempre paura. Perché poi ogni anno ne succede una. O uno viene intrappolato di qua, o l'altro si aggancia con la zampa di là, con l'ala di là, un altro le uova, l'altro. Quindi ogni anno. Più o meno, insomma, in questo periodo sono sempre sul chi va là. Poi non so perché succedono sempre comunque vicini a me, nel senso che comunque sono sempre nella mia zona. Ehi, basta. Nella mia zona comunque dove io vedo, avete capito? Quindi io non, cioè, sinceramente non riesco a tapparmi gli occhi e andare oltre. Cioè, io devo poi andare a avvisare tutti, chiamare chi devo chiamare, cioè io poi non queto. E quindi così, infatti mio padre ci fa, no, no, appena scendo ci vado io perché ho aspettato un po' che magari qualcuno se ne accorgesse, ma non se ne rendono conto, cioè non se ne accorgono, quindi non ha cibo. Quindi no, 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 papà, aspetta che vado io. Quindi siamo andati io e Marco giù. Vabbè, insomma, e niente, quindi questo è quanto. Comunque, insomma, sì, tutte queste cose che non mi piacciono. Vabbè, insomma, comunque, fatto sta, io ho parlato già da un bel po', perché, insomma, mi sembra che sono circa 10 minuti, vi ho stancato, vi ho rotto l'anima, diciamo, per non dire altro. E niente, poi mi dicono il cane perché è guinzaglio qua legato, perché parte, cioè non posso lasciarlo libero se c'è la porta d'entrata aperta, perché lui parte se vede un cane, se vede passare qualcuno, va diretto contro la strada, contro le macchine, cioè se io voglio, perché è già successo e l'ho fermato, una volta me l'ha fermata anche il passante, che non so, mi sono praticamente, facevo così, grazie, grazie. Perché mi, cioè, se no sarebbe già morto sotto la macchina. Uno e uno, due, perché tutte e due di due, ecco, cioè, non riescono a capire che c'è la macchina, la bicicletta, qualcosa che passa. No, vanno, basta. Quindi io, finché ho la porta aperta, devo tenerli col guinzaglio nel box. Rocco nel box perché dorme, bello beato, è come se fosse nel passeggino, lui manco per l'anima. Quell'altro invece nel box ci sta poco e niente, e quindi devo però tenerlo libero, ma con me al guinzaglio, me lo sposto e me lo porto, cioè, perché sennò parte. Stare con la porta chiusa, anche se fa frescolo, cioè, no, non mi piace, cioè, mi piace più comunque anch'io vedere il passaggio, sentire i rumori, insomma, dà anche più la sensazione comunque di aperto, cioè, nel senso, non mi voglio chiudere dentro come un topo, però devo avere questa accortezza qua. Poi comunque, anche se a volte sono tipo anche d'inverno con la porta, quelle poche volte, però con la porta comunque chiusa non mi va perché sti due se no vanno addosso a ogni cliente a baci, abbracci e carinerie che però ovviamente non tutti vogliono. Anzi, una volta uno era legato, avevo Bruno legato al guinzaglio alla porta, è entrato e praticamente ha fatto così, cioè capisco benissimo che non posso lanciare i cani addosso a ogni persona che entra. E quindi loro, sì, loro lo fanno per carineria. Loro sono molto più affettuosi con gli umani, i miei cani, che addirittura con i cani stessi, comunque con le loro. E quindi vanno lì, fanno così, vogliono scodinzolano, vogliono darti il bacino, però capisco che non tutti vogliono appunto questa affettuosità canina. E quindi no, no, non posso, cioè nel senso, quindi no. Quindi devo metterlo dalla parte di qua, al di là del bancone, ho capito, o comunque nella saletta di qua. Però è giusto così, cioè nel senso sono in un'attività aperta al pubblico e non tutti vogliono ovviamente queste smancerie, scodinzolanti e sbavanti. Quindi niente, io però nel senso tra un po' mi farei anche una pisciatina. E poi inizierei piano piano,
piano piano a chiudere tutte le luci, a controllare tutte le cose e poi piano piano però a farmi il giro lungo magari verso la spiaggia e andare dalla mamma. Io abbiamo un po' chiacchierato e come sempre vi rendo partecipe di quello che insomma quello che mi capita, che mi succede e niente, non so, ma è una gioia, una vincita, una lotteria, una non lo so, no, invece no, settimana scorsa è arrivata la rumenta da pagare, quindi insomma. Ma immagino che sia arrivata anche a voi. Quindi, però, avete capito, non una cosa avete capito, no? Ho trovato 50 euro per strada, oppure ho vinto, ho fatto, ho parto, vado via. Mai una gioia. A questo punto io slitterei direttamente a giugno, sempre se uno ha la fortuna di arrivarci, perché comunque insomma siamo ancora al 28, cioè, se avete capito, qua da un momento all'altro. E niente, se uno però ha la fortuna di arrivarci, io personalmente slitto direttamente a giugno, perché qui maggio ormai miracoli non ne fa. Abbiamo capito che tutte le mie aspettative di maggio sono andate in fumo, e qua ragazzi è meglio proprio fumare. Ah, tra l'altro avete sentito di quella Sniffy che non so dov'è, da qualche parte, in Germania? Non mi ricordo, che comunque è una bevanda, non è una bevanda, è una sostanza energetica, non è droga, però è una sostanza energetica che si chiama Sniffy e che praticamente va sniffata, come la cocaina alla fine. E quindi niente, l'ho scritto al telegiornale, non è che, no, perché è andato un po'. E niente, però non capisco, cioè, nel senso, cioè, io tipo sono in mezzo alla strada, a me non piacciono neanche poi quelle bevande energetiche, energizzanti, tipo avete capito quella delle ali, vola, come si chiama? Vabbè, sono quegli energy drink, adesso mi sfugge il nome, però avete capito tutti, no? Ecco. E niente, però tipo Marco quando facciamo dei viaggi abbastanza lunghi anche in macchina così, lui sovente prende un caffè, va bene, poi però prende anche magari una cosa del genere al posto di un'aranciata, di una Coca-Cola, prende appunto, non mi viene il nome, va bene, e prende quelle cose lì, ce ne sono diverse, ma a me non piace onestamente il gusto. Non mi piace, ecco, vabbè, però insomma, non, però ci sta, no? Che uno, voglio dire, si sente un po' stanco, deve magari guidare un po' di più, si beve una di quelle e via. Però il fatto che io sono fuori, devo guidare, mi devo mettere a sniffare sta roba, cioè non la vedo neanche pratica, cioè non lo so, mi dire, cioè, non lo so, magari invece sniffi una volta sola e yeah! No, però vabbè, insomma, non, ora ci manca anche, cioè, vabbè, no, non lo so, comunque vedete, il mondo proprio va così, va proprio, va nella sua, boh, in una direzione strana, un po', cioè, un po' come i piccioni che arrivano, sniffi che arriva, non so, non si sa bene in che mondo siamo, comunque, detto questo e detto quello, ora perché vi ho parlato di Sniffy? Cioè, che poi si chiama Sniff o Sniff o Sniffy, vabbè, non lo so. Comunque, insomma, niente, non vi, comunque, a questo momento non vi aggiorno di niente. Ma se io slitto direttamente a giugno, insomma, almeno per ora ho l'aspettativa di giugno, però non mi voglio aspettare più di tanto perché se. Cioè, nel senso, se da, non so, da agosto scorso io aspetto delle cose e non si sono ancora verificate, capite che ora, da un mese all'altro, chissà che cosa può succedere. No, quindi andiamo avanti e chi vivrà vedrà. Non bisogna aspettarsi niente, né dalle cose, né dal tempo, né dalla vita e né da nessuna persona. E quindi niente, bisogna prendere le cose così come sono e basta.
Quindi io inizierò a pisciare, ve l'ho già detto che piscio, piscio anche perché con sto frescolo ti viene più voglia di pisciare, quindi picciolo e poi sistemo e me ne vado, e me ne inizio ad andare, e me ne vado, ed inizio ad andare. Sì, inizio ad andare perché mi sono anche un po' rotta le bolle e me ne vado. Quindi noi ci vediamo con i prossimi aggiornamenti, magari vi faccio uno short, vi aggiorno, facciamo festa, baldoria e stappiamo spumante, spumante oltre che sniffi, prosecco. Bene, o se no vi faccio un vlog, o se no, o se no.